Siamo con Tecnico Lucchi di Club Italia, stavo dicendo, allora, squadra che hai al completo da poco, ma un bel esordio contro le campionesse d'Europa. Magari ci avevate fatto un pensierino fino alla fine di ottenere una vittoria che sarebbe stata storica. Un bellissimo esordio, ho visto subito un buon approccio alla gara, sono stato contento di come hanno interpretato certe situazioni, avevo chiesto alle ragazze di spingere in battuta e di lavorare bene in muro difesa, l'abbiamo fatto bene, soprattutto nei set che abbiamo vinto. Questa è la dimostrazione di quanto questo gruppo possa ancora crescere, possa dimostrare il loro valore. Non me l'aspettavo fin da subito, devo dire la verità, e quindi complimenti veramente alle ragazze per la partita. Quindi hai puntato anche molto su uno stesso sestetto, perché il sestetto ti stava dando proprio tante garanzie, qualche cambio nel quarto set forse per preservare alcune giocatrici che avevano giocato tutto il match. A livello di sestetto titolare una bella prova da parte di tutti. Certo, assolutamente sì, sono contento di tutte. Orro e Gono le conosciamo, ma le altre sono praticamente nuove. Sì, sono tutte ragazze che si approcciano per la prima volta in A1, quindi la stessa volta per chi faceva parte del gruppo l'anno scorso, però aveva giocato pochissimo, quindi è stato un bel vedere da parte mia. Sono veramente contento della partita e di quello che hanno fatto in campo, perché come dico sempre con loro è in campo dove si cresce. Noi lavoriamo tanto durante la settimana, ma è qua la domenica dove cresciamo, quindi c'è ancora molto da lavorare, è evidente. Ecco, quali sono le tue aspettative in generale di voi tecnici che seguite queste ragazze, no? Quest'anno si gioca anche per tutto, per la salvezza è salvezza reale e tutto quello che fate è reale. Ecco, questo è uno stimolo in più, anche se anche negli altri anni la squadra si gioca per vincere sempre. Il punto di oggi, avere già mosso la classifica, ci dà tanta fiducia, quindi il nostro obiettivo è comunque quello di lavorare su questi gruppi talentuosi, su queste ragazze, sempre con l'idea di portarle a un livello di Serie A. Poi, siccome è capitato l'anno scorso, 6 ragazze del Club Italia sono finite in nazionale e 2 alle Olimpiadi, abbiamo fatto un gran lavoro, quindi il nostro obiettivo è comunque quello. L'ultimissima cosa che ti chiedo, un tuo giudizio su questo campionato estremamente equilibrato e con tante squadre che possono puntare a vincerlo. Sì, campionato tanto rinforzato rispetto all'anno scorso, tanti club punteranno a vincere, quindi il nostro obiettivo, come ho detto prima, è crescere e fare il lavoro che abbiamo fatto oggi. È chiaro che se riusciamo a salvarci è ancora più bello. Grazie mille, complimenti davvero, una bella partita. Grazie.